Sì, grazie Presidente. Come dire, esprimo un po' di rammarico per il fatto che non sia previsto un passaggio in commissione. Avevo fatto una richiesta informale con il collega Marras, ha avuto risposta negativa e insomma ne prendo atto. La nostra richiesta non era, come dire, non veniva fuori da una voglia di strumentalizzare l'argomento, di temporeggiare ancora sul tema, ma una richiesta di approfondimento, perché in commissione abbiamo audito la maggior parte dei pareri favorevoli a questi tipi di interventi, ma nessuna voce contraria è stata sentita in commissione, o meglio, voci che esprimevano delle perplessità. Noi abbiamo cercato di raccogliere anche questi punti di vista. Colgo l'occasione per ribadire un po' anche il punto programmatico del 5 Stelle riguardo alla geotermia. Che cosa ne pensiamo? A voto unanime abbiamo approvato, insieme ad altri gruppi alla Camera, una risoluzione dove le prime righe le devo leggere tanto per capire di che cosa stiamo parlando. Noi riteniamo che la risorsa geotermica è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della Terra e tra le energie rinnovabili, virgola, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico, cioè la continuità della produzione. Quindi consideriamo la risorsa geotermica una risorsa di rilevanza strategica per la nazione e in particolare per la Toscana, perché la natura ci ha donato di questa risorsa. Però dobbiamo fare anche le dovute distinzioni tra la localizzazione degli impianti, le taglie, la tipologia di tecnologia, distinguere tra alta entalpia, media e bassa entalpia. Avere sempre un filo conduttore, cioè il principio di precauzione che dovrebbe guidare comunque la nostra azione politica. Ci sono alcune diciamo, punti nella mozione scritti in modo poco chiaro, che probabilmente in un passaggio di commissione sarebbero stati riscritti in modo diverso. Cioè, in tutta la risoluzione si confondono i pozzi di ricerca della risorsa con i pozzetti di caratterizzazione, che sono due cose diverse. I pozzi di ricerca della risorsa sono molto profondi e vengono poi utilizzati per estrazione. I pozzetti di caratterizzazione del terreno sono al massimo profondi 150 metri, vengono poi richiusi. Servono solo a caratterizzare il terreno. Questi ultimi, pur soggetti a VIA, devono essere considerati come elementi conoscitivi della natura geologica del territorio. Diventa così assurdo parlare di pozzi esplorativi perché non si capisce quale tipo di intervento tecnico ci si riferisce. Questo è un po' in tutta la risoluzione si fa un po' confusione su le due terminologie, che non è un elemento di poco conto. Manca un aspetto altrettanto importante che era previsto nella risoluzione che abbiamo votato con voto unanime alla Camera, cioè noi in questa risoluzione chiedevamo di impegnarsi a far sì che nella valutazione di impatto ambientale si tenesse conto in particolare delle implicazioni che l'attività geotermica comporta relativamente al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria, all'individuazione di microsismicità. In particolare le ultime due voci mancano un po' in questa risoluzione, cioè non si prende in considerazione con precauzione sotto questi aspetti. Quindi noi ci asterremo dalla votazione di quest'atto e presenteremo una serie di, così come suggerito da Maras in commissione, una serie di valutazioni riferimenti al documento, però con un richiamo a, per le prossime volte, usare una strada diversa. Cioè abbiamo la facoltà e dovere, direi, in commissione di approfondire alcuni argomenti. Dato che si ragiona sempre in buona fede, nessuno vuole strumentalizzare gli iter autorizzativi e di creazione di un atto, usiamole. Ci sono commissioni che lavorano bene, vedo con molta ammirazione la commissione di Scaramelli che produce atti condivisi, ci sono le buone condizioni perché anche la quarta commissione si inizia a lavorare in questo senso e valuteremo i fatti.